Benvenuti sul canale di Grazia Bottazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi tutorial, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, su mi piace e lasciate un messaggio. Oggi facciamo il tutorial di questo bracciale. Questo bracciale è stato realizzato in croquet e andremo ad inserire i cristalli. Col metodo a rosario. Questi cristalli sono stati inseriti a metodo a rosario. E questo è il bracciale che andremo a realizzare. Io questo bracciale l'ho fatto con l'oro, con la perlina da 0,6 mm, da 6 mm rosso e nero. Ma adesso vi farò vedere con altri colori di perline. Il filato che andrò a utilizzare lo utilizzerò doppio. Il filato che ho utilizzato è 0,4 mm, è da 4 mm, ma doppio significa che ho utilizzato un filato da 8 mm. E questo è il bracciale. Adesso vi farò vedere il materiale, poi andremo a realizzare il tutorial. Il bracciale che andiamo a realizzare è questo qui, con questa chiusura. I materiali per realizzare questo bracciale sono cristalli da 6 mm. Due uncinetti. Un uncinetto da 1,50 e un uncinetto da 0,5 mm, che è quello che serve per prendere le perline e inserirle nel filato. Poi io utilizzerò questo filato e lo utilizzerò doppio perché io lo voglio più grosso. Questo è un filato per gioielli color oro da 0,4 mm, ma io utilizzando doppio diventerà un 0,8 mm. Iniziamo il progetto. Iniziamo il progetto con l'uncinetto 1,50. Andiamo a fare la metà chiusura. Lasciamo un pezzo. Questo qui lo andiamo a tagliare perché non. Quando vedo che il filo è leggermente sfilacciato, faccio un nodo, così non rischio che mi sfil si sfilacci tutto quanto il filo in questo modo. Poi vado a tagliare il pezzetto, così non mi dà fastidio, e vado avanti con la lavorazione. Utilizziamo un uncinetto da 1,50. Andiamo a realizzare un nodino, 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 catenelle. Chiudiamo il cerchio, entriamo nella prima catenella e andiamo ad eseguire un punto bassissimo. Una catenella, entriamo nell'arco e andiamo ad eseguire dei punti bassi. E mentre
Eseguiamo i punti bassi, prendiamo dentro anche il filo dalla codina. Andiamo a realizzare 15 punti bassi. Chiudiamo il cerchio con un punto bassissimo, entriamo nella prima catenella, prendiamo il filo, usciamo e rientriamo nel punto. Adesso andiamo avanti e andiamo a fare questa lavorazione. Andiamo ad inserire al rosario due cristallini. In questo modo tiriamo il filo, andiamo a realizzare innanzitutto una catenella, tiriamo il filo in questo modo, teniamo ben fermo il filo, prendiamo l'uncinetto, quello dello 0,5 mm, inseriamo il cristallino, la punta dell'uncinetto lo dobbiamo, è della nostra parte, deve essere dalla nostra parte, ci agganciamo, tiriamo e intanto che tiriamo facciamo scorrere la perina. In questo modo prendiamo l'altro uncinetto, chiudiamo il cerchio. Scusate, chiudiamo con una catenella la perlina. Di nuovo alziamo il filo, cambiamo l'uncinetto, prendiamo una perlina da 6 mm, posizioniamo l'uncinetto, la punta dalla nostra parte, ci agganciamo, tiriamo il filo mentre facciamo scorrere la perlina. In questo modo prendiamo l'altro uncinetto, tiriamo bene il filo in questo modo e chiudiamo con una catenella. Adesso andiamo a realizzare questo cerchietto e lo facciamo in questo modo. 3 catenelle, 1, 2, 3, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella, prendiamo il filo, usiamo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nei primi due punti, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo gli altri due punti. Abbiamo chiuso con un punto alto. Una catenella, rientriamo nel punto. Andiamo ad eseguire 6 punti bassi, 1, 2, 4, 5 e 6. Adesso abbiamo fatto 5 punti bassi, ci spostiamo dall'altra parte con il filo in questo modo e andiamo ad eseguire altri 6 punti alti e altri 6 punti bassi. 1, 2, 4, 5 e 6. Abbiamo fatto un totale di 12 punti bassi. Entriamo nel primo punto, prendiamo il filo, entriamo,
rientriamo nel punto e chiudiamo con un punto bassissimo. Adesso dobbiamo inserire altri due cristallini. Portiamo il filo in questo modo, con queste due dita, teniamo fermo il filo, togliamo l'uncinetto, prendiamo l'uncinetto, quello più sottile, inseriamo la perlina, posizioniamo l'uncinetto, la punta dell'uncinetto dalla nostra parte, inseriamo l'uncinetto in questo modo, tiriamo il filo e nello stesso momento inseriamo la perlina in questo modo. In questo modo prendiamo l'uncinetto, quello più grande, e chiudiamo la perlina con una catenella. Tiriamo il filo, posizioniamo le due dita in questo modo, così teniamo fermo il filo, prendiamo l'uncinetto più sottile, inseriamo la perlina, giriamo l'uncinetto dalla nostra parte, inseriamo l'uncinetto, tiriamo bene il filo e mentre tiriamo il filo facciamo scorrere la perlina. In questo modo prendiamo l'uncinetto, quello più grande, chiudiamo la perlina con una catenella. In questo modo, vedete, stiamo formando un bracciale. Adesso andiamo avanti, andiamo ad eseguire 3 catenelle, 1, 2, 3. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella, prendiamo il filo, usciamo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nei primi due punti, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo gli altri due punti. Una catenella, entriamo nel cerchio e eseguiamo 6 punti bassi. Adesso ci spostiamo dall'altra parte e andiamo ad eseguire 6 punti bassi per un totale di 12 punti bassi, 6 da un lato e 6 dall'altro. Chiudiamo con un punto bassissimo, entriamo nel primo punto, prendiamo il filo, usiamo ed entriamo. Così abbiamo chiuso a cerchio e la lavorazione prosegue sempre in questo modo, ad inserire due cristalli da 6 e un modulino, e questo è il modulino. Adesso andate avanti, io sono andata avanti e ho inserito 1, 2, 3, 4, 5 volte il modulo e 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte per un totale di 12 cristallini. Adesso vi faccio vedere come chiuderli. Voi andate avanti finché raggiungete la misura del vostro braccio. Per chiudere, vi ho fatto vedere questo, adesso vi faccio vedere questo qui. Semplice. Portiamo sopra il filo, appoggiamo le due dita in questo
modo, cambiamo l'uncinetto, prendiamo un cristallino, posizioniamo l'uncino dalla nostra parte, ci agganciamo, tiriamo, mentre tiriamo facciamo scorrere la perlina. Abbiamo inserito, adesso prendiamo con l'altro uncinetto, chiudiamo con una catenella un punto basso, rientriamo un punto basso, adesso ci agganciamo qui e chiudiamo. Ci siamo agganciati qui in questo modo e chiudiamo con un punto bassissimo una catenella e tagliamo il filo. E così abbiamo unito anche, vi faccio vedere meglio con il bracciale, e così abbiamo unito anche la chiusura. E questo è il bracciale che abbiamo realizzato. Lo trovo molto carino, potete farlo oro con nero o rosso le perline come ho fatto io, oppure argento con perline di colori che volete. Se utilizzate allora le perline da 4 mm vanno bene con il filato, se volete utilizzare perline più piccole da 4 mm dovete utilizzare il filato 0,4 mm. Da 0,4 mm, mentre se utilizzate perline da 6, come ho fatto io, utilizzate il filato 0,6 mm. Se volete utilizzare perline o perli, quello che volete, più grandi da 8 mm o da 10, da 12, più grandi, dovete utilizzare un filato da 1 mm, tipo questo qui, questo è filato da 1 mm, vedete? Questo è un filato da 1 mm e potete utilizzare cristallini da 6, da 8, da 10, da 12, potete utilizzare perle con il foro maggiore. Naturalmente, più il filo è grosso, più dovete utilizzare perline, perle, cristalli con più grandi, da 6, da 8, da 10, da 12, quello che volete. Questo è il tutorial che abbiamo realizzato, un bracciale molto carino, molto semplice da realizzare. Il tutorial è così terminato. Ciao, al prossimo video.